Se è vero ciò che diceva Costa, cioè che il luogo della poesia torna sempre fuori, anche se il poeta è senza luogo, è anche vero che il luogo del poeta si trova là dove il poeta in quel determinato momento opera o fa opera di sé. Ed è anche per queste ragioni che quella che è la nostra delimitazione territoriale, i confini tra nativo e straniero dovrebbero essere definitivamente aboliti. Non a caso, e che sia ben chiaro, nell'opera si parlerà di tre categorie di umanità, o se preferite, visto che comunque stiamo parlando di poeti, di disumanità, e che sono i nativi residenti, i nativi emigrati e gli stranieri adottati. E detto questo, io direi di cominciare a fare sul serio. Ecco che siamo a confine. Con questo semplice passaggio è come se Annovi invitasse gli altri poeti a farsi confine per poter cogliere l'intestinità e l'intensità sia del luogo che della scrittura più adatta per significarlo. Allo stesso modo, ma anche diversamente, per toni, ritmi e stile, Alessandro Assiri esalta il confine moltiplicandolo fisicamente, rendendolo così duttile e, per così dire, trasportabile. Assiri inaugura una nuova figura poetico-semantica, il traghettatore di confini. Una sola breve occorrenza è emblematica in tal senso: un luogo al giorno per parlare. Una definizione questa che sarebbe sicuramente piaciuta a Deleuze, perché il nostro traghettatore non fa altro che spostare i significanti dal proprio confine semantico a una serie di confini geografici che la sua urgenza gli impone di attraversare. Quando titolavo Sistemi e sistematizzazioni, la prefazione al suo Lo sciancato Caterina, che è un libro del 2015, tra le righe intendevo anche questo, cioè che l'idea del confine in sé, cioè il sistema, si sistematizza impiantandosi, creando cioè un fissaggio. Che il fissaggio sia effimero o duraturo è una cosa irrilevante, anzi io credo che per il nostro autore ciò che conta sia proprio l'urgenza dello spostamento. Il corpo che possiede in sé il confine, spostandosi da un luogo all'altro, non fa altro che riallocare il confine. E che siano luoghi reali o luoghi semantici non fa nessuna differenza. E c'è un parallelismo da fare anche per esempio con una consessa che in persona minore modula un percorso umano, un percorso anche letterario tra Spagna, Francia, Italia, attraverso delle istantanee di vita da drammatizzare. E questa pratica si può definire molto semplicemente con la parola chiave che abbiamo inteso dare a questo festival, tesserinazione. E non è un caso che Lo sciancato e Caterina, a 4 anni di distanza dalla loro prima uscita su carta, siano stati poi ripresi nell'ultima opera di Assiri, L'anno in cui finì Carosello. Perché? Io credo che rappresentano i prototipi, i tipi della nostra umanità e quindi ancora una sistematizzazione, esistendo sia al passato che al presente, possono in un certo senso proiettarsi verso il futuro. In tal senso è come se fossero dei personaggi eterni. Io credo che Assiri questo lo sappia ed è per questo che riversa nella sua scrittura tutto un registro di affezioni verso questi personaggi che divengono a tutti gli effetti degli archetipi, e ogni disseminazione degna di questo nome deve per forza di cose nutrirsi di archetipi. Sul leitmotiv delle disseminazioni e delle deposizioni, se tutta la poetica di Vito Bonito è attraversata da un sistema tensivo di forze contrapposte tra loro, e se il suo soggetto sensibile
si concretizza nel distacco, nell'apparente crudeltà con cui mette al lavoro quelle forze, a Siri, di contro, si pratica in un costante movimento passionale che, giocando su un evidente registro di affettività e affezioni, non si limita solo alla moltiplicazione degli oggetti, ma sviluppa un intero registro di soggetti sensibili che emanano calore e inducono al contatto. Grazie a tutti. Grazie Enza, Sonia, a tutti quelli che si sono occupati di questo progetto e di avermi inserito in questo percorso urbano, extraurbano, che sembra la Tiber. Avrei potuto essere figura, ma tu parli e io vorrei russare come una discutibile chiusura, con quel po' di male pronto a partire da quelle facce che prendi da esempio, deportati all'infinito, sbiaditi, accucciati in anticipo, allungarci e uscire dai lati. Di chi ti inchioda il letto al cielo dei giorni estinti fa una casa, il tuo piccolo ridere ti rifà uguale in così poca vita, uguale in quasi tutto, per il resto riparato. La piazza che si prepara come in officina, con tutti questi mali che mi sembrano segnali. Cos'altro è una piazza se non desiderare di morire una volta in più di loro? Gli anni che non si vedono come chi li persi con cura, un altro buco alla cintura, e un re che non si è mai mosso da casa. Cos'altro è una piazza senza una testa appesa? Questi due omaggi alla piazza mi parevano doverosi per loro. Adesso abbiamo tre inediti, che così non tocchiamo i libri pubblicati dei quali ho sentito parole bellissime e vi ringrazio. Gli anni dei conti alla rovescia e dei prossimamente, di leggere sino in fondo i titoli di coda, il signor G, di quando è moda e moda, l'immaginario con la K e poi cioè, ticchettare l'indullata della scatola di tè, per allontanare la domanda con i libri d'ordinanza, barattare il comunismo con cinque dita di violenza, le mascelle senza denti, come effetti senza causa, dire sempre smetto, ma stare solo in pausa, le città più lunghe di tutti i sogni tolti, emozioni da poco di un anno senza niente. Quel piccolo cimitero sulle mensole di casa, l'epica domestica delle nostre prese in giro, chiederti in cornice cosa ti frulla per la testa, adesso che sei fermo e sorridi felice, e così, senza nessuna increspatura, ti chiamo padre in superficie. Vegeto con stile, invento un sollievo come gli scontenti eterno, fingo il ribelle che non sono, vivo come un servo, che è l'anagramma stupido di un verso, scritto sul diario di un malato immaginario. Vi ringrazio.